Sostanzialmente sì, nella fase non possesso era stata preparata così la partita. In fase di possesso avevamo preparato cose diverse, però non si è riusciti pienamente a fare bene le due fasi, ma è normale, penso che possa essere una cosa normale. Abbiamo giocato contro una squadra che ha un'identità precisa, che sa giocare in quella maniera e è seconda in classifica perché porta avanti quell'idea di gioco. E oggi ha provato in tutte le maniere a vincere la partita in quel modo di giocare. Noi siamo stati bravi a difendere e abbiamo fatto una buona partita dirigente e sono molto contento di questo. Abbiamo avuto un'occasione clamorosa tu per tu col portiere che non siamo riusciti a concretizzarla, però fa parte del gioco. Oggi partivamo con 6 under in campo contro una formazione tosta e quindi devo dire che i ragazzi sono stati spettacolari, ma quando un paio di settimane fa ho detto che questi ragazzi hanno uno spessore morale di un'altra categoria, proprio per questo oggi Arrigoni, Costa Ferrera, Bombaggi hanno fatto vedere di che pasta sono. Cito loro perché hanno preso un po' in mano la squadra in un momento così di emergenza e hanno fatto vedere non solo che sono giocatori tecnici, che hanno del valore tecnico, ma hanno anche del valore umano, dello spessore caratteriale importante, che possono ambire secondo me ad altre categorie. Poi una grande prestazione di Soprano, Piacentini, Trasciani, insomma, anche Riccardo Cappo. Oggi è stata una prestazione di tutti buona, molto positiva. Avevo deciso perché a fianco ad Arrigoni, come ho detto ieri, secondo me sia Costa che Mungo e Lombardi sono tre giocatori che per caratteristica a fianco di un interditore come Andrea sarebbero andati bene tutti e tre. Ho scelto Lombardi perché è un ragazzo e credo che quando dai fiducia ai ragazzi, loro non ti tradiscono mai, ho questa filosofia. E quindi era giusto perché si sta allenando bene, è un ragazzo che può far bene qui a Teramo, è un futuro della società. E quindi bisogna avere coraggio a mandare in campo questi giovani, anche in partite così, e secondo me ha dato una buona risposta. Per quello l'ho fatto giocare, perché uno perché meritava, due perché è un valore della società e tre perché ha delle caratteristiche che oggi si facevano comodo. Mister, posso chiederti quale aspetto di questa squadra che non hai visto nella stagione regolare ti aspetti di vedere invece nella post-season? Cioè, di quale caratteristica questa squadra ha bisogno che non ha mai mostrato fino a questo momento per andare più avanti possibile? Noi vi auguriamo ovviamente fino alla fine, però per andare più avanti possibile. Ma allora, la fase di non possesso è buona, non mi spaventa. La fase di possesso contro queste squadre, secondo me, va un po' migliorata, perché difendere, poi devi trovare il gol, ma secondo me possiamo migliorarla, quell'aspetto lì. Certo, in campo bisognerebbe avere un po' più di qualità, soprattutto nel reparto avanzato, che quando arriva la palla bisognerebbe avere la capacità e la lucidità di gestirla un po' meglio, cioè il possesso palla andrebbe un po' migliorato come percentuale, altrimenti può succedere di tutto. Cioè, mi aspetto che riusciamo in certe partite a controllare un po' di più la partita, perché in questo momento, oggi soprattutto, abbiamo controllato molto bene la fase di non possesso, però la fase di possesso è stata buona, ma si può migliorare nei playoff. Quando giochiamo in casa, migliora, perché tutte le partite in casa comunque abbiamo espresso un buon gioco. Fuori casa ci sono state qualche difficoltà in questa fase, parlo di palleggio, di possesso palla. Però poi nella partita singola, queste sono partite dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo, a tu per tu col portiere, se facciamo gol magari vinciamo la partita e questo magari spero che possa succedere anche nei playoff. Quindi sì, dobbiamo pensare a migliorare, ma poi nelle partite singole sono strane, sono particolari. E quindi vai a capire cosa servirà.